Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere sempre aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di sfatare uno dei miti più duraturi a morire riguardanti le do. Ossia, le do suonano differenti tra loro? Questa è una domanda che mi viene spesso posta sia su internet sia attraverso i corsi o i seminari. La risposta è no, ma vediamo come ottenere un risultato scientifico e quindi cercare di capire perché le do in genere non apportino modifiche nel momento in cui vengono sommati segnali al loro interno. Questo che vuol dire? Che faremo un esperimento, apriremo le varie do, tra cui Pro Tools, Reaper, Studio One, Logic X, Cubase e Ableton Live. Caricheremo al loro interno una decina di stems appartenenti ad una song metal, in questo caso trattasi di Nobody's Gone dei Black Jasper, e una volta esportato il file stereo dal master, verificare che tutti quanti i master esportati abbiano le stesse caratteristiche, ossia dimostrare che le do, facendoci soltanto passare i segnali audio all'interno e quindi applicando il loro personale algoritmo di somma, non creino alcuna variazione. Iniziamo con il caricare la song all'interno di Studio One. Abbiamo qui le tracce separate, ascoltiamole. Questo è un esperimento che possiamo fare tranquillamente anche con i nostri progetti, facendo sempre attenzione che ci sia una fase di gain staging che abbiamo già spiegato in un altro tutorial e quindi che il master non vada in clip, nonostante stiano suonando tutte le tracce del mix. In questo caso, come vediamo, i volumi sono tutti a zero, il master è a zero, non vi sono plugin all'interno della song e esportiamo direttamente il master. Andando sotto Esporta Mixdown, rimaniamo nella nostra stessa frequenza, quindi 24 bit 48 kHz, Mixdown lo chiameremo Studio One, controlliamo nel caso di Studio One ma anche in tutte le altre DAW che non vengono applicati processi di dithering o processi di equalizzazione post master o addirittura normalizzazioni o conversioni particolari di miglioramento, proprio per poter ottenere alla fine un master che sia la reale somma di tutti gli stems all'interno della song. Ok, ed esportiamo la traccia. Facciamo la stessa cosa anche con le altre do. Lanciamo quindi Pro Tools. Carichiamo il medesimo progetto, ascoltiamolo. Anche in questo caso non ci sono plugin sulle tracce, quindi abbiamo tutto quanto il progetto intero. Lo selezioniamo. Andiamo su Bounce to Disk, selezioniamo lo stesso medesimo settaggio, quindi file wave interleaved 24 bit 48 kHz. Nessun tipo di variazione, uscita stereo, in questo caso la Esebu, e facciamo un bounce. Passiamo ora a Reaper. Anche in questo caso il progetto contiene le stesse tracce, come di conseguenza controlliamo il routing che stiamo uscendo su sempre sul segnale Esebu in questo caso, e una volta selezionate tutte le tracce andiamo su File, Render, stesso discorso di prima, 48 kHz, stereo, 24 bit, wave, render one file. Passiamo ora su Logic X, stesso identico progetto, selezioniamo tutto e sulla traccia master clicchiamo su Bounce, stesso discorso, PCM wave, 24 bit, 48 kHz, interleave. Nessun dithering applicato, modo offline. Attenzione a non selezionare il normalize, sempre anche questo in off. Desktop, bounce. Siamo pronti per passare a Cubase. Identico progetto. Andiamo in play. Anche in questo caso selezioniamo i locatori. Andiamo su file. Esporta audio mixdown. I parametri 48 kHz, 24 bit, bounce offline, nessun tipo di dithering applicato. Destinazione desktop, esporta. Per terminare carichiamo Ableton Live. Controlliamo. Come fatto in precedenza, esportiamo segnale master, wave, 48 kHz, 24 bit, nessun dither. Ricordiamoci che ogni traccia ovviamente non deve essere agganciata al warp
e che non contenga all'interno l'IQ che introduce degli artefatti all'interno del file audio. Testo. Siamo pronti per verificare che i nostri file non abbiano subito variazioni. Ritorniamo su Studio One in questo caso, ma possiamo farlo in qualunque altra DAW di quelle che abbiamo visto. Caricherò una song nuova che conterrà al suo interno, sempre in versione 24-48 kHz, le nostre tracce bounzate. Come fare l'esperimento? Faremo quello che normalmente viene chiamato null test, ossia apriremo un mix. Lo metteremo in controfase rispetto agli altri mix esportati, quindi non so, da Cubase o Logic, per vedere se ci fossero delle differenze tra i due file. Nel caso non vi sia alcuna differenza, il segnale verrà annullato dal secondo in controfase. Nel caso invece potremmo essere in grado di ascoltare delle differenze, vorrà dire che una o l'altra DAW abbia fatto una somma e quindi un'esportazione del master in maniera completamente diversa. Partiamo da Studio One. All'interno ho inserito il Mix Tool che ci servirà per mandare in controfase la traccia. Ascoltiamola. Ora, ovviamente, se apriamo la traccia di Cubase avremo un aumento di 6 dB perché i master si sommano. Ho messo in controfase la traccia di Studio One. Vediamo che entrambe le tracce stanno suonando, quindi sia quella di Studio One sia quella di Cubase, ma vengono completamente annullate. Infatti sul master non vediamo alcun tipo di segnale risultante. Torniamo da capo ed ora mandiamo la traccia di Studio One in controfase rispetto alle tracce di Logic. Anche in questo caso il segnale, come vediamo, viene annullato, di conseguenza anche Logic fa lo stesso identico export di Studio One. Stesso risultato con Pro Tools. Il mix di Pro Tools sta andando in fase, il mix di Studio One in controfase si annullano e sul master non c'è segnale. Stesso discorso con Reaper. Abbiamo lo stesso risultato, come vedremo anche con Ableton. Ed infatti i segnali si annullano. Potremmo fare anche l'esperimento inverso, ossia mettere Ableton in controfase rispetto agli altri. Togliamo l'inversione di fase su Studio One. La mettiamo su Ableton ed infatti con Studio One si annulla. Stesso discorso con Cubase, Logic X, Pro Tools e Reaper. Spero di aver dissipato definitivamente questo dubbio, ossia che tutte le DAW suonano allo stesso identico modo, sia in fase di play del file, sia in fase di somma nel master bus. Le uniche differenze che potremmo veramente avvertire sono quelle della fase di mix, ossia attraverso l'uso dei plugin all'interno di ogni singola DAW. Ogni plugin caratteristico della DAW, ad esempio un equalizzatore, un compressore, eccetera, potrà creare delle variazioni sullo stesso file audio. Questo influenzerà ovviamente il mix ed il master e quindi la risultante finale di quello che noi stiamo ascoltando. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto nei miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno trattati in maniera semplice e accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!